Bene amici, ci ritroviamo qui con un upgrade parziale. Praticamente ci troviamo nel posteriore della gomma da 10 montata a fatica, nell'anteriore ancora abbiamo la gomma originale e stiamo lavorando per migliorare il nostro mezzo. Diciamolo subito, la gomma da 10 è una forzatura su questo tipo di prodotto. Forse l'originale è la soluzione più idonea. Le fatiche per smontare il tutto sono irraccontabili, perché mi ero cimentato ad effettuare un video ma ho lasciato perdere. Tanto di video su YouTube ce ne sono tanti. Questo sarebbe stato diverso perché forse avrebbe iniziato a parlare della realtà delle cose, nel senso che è troppo difficile per chi non ha esperienza. Io ce l'ho fatta, l'abbiamo fatta insieme a Bicio Channel, che è un amico, dopo mille peripezie siamo riusciti a montare questo benedetto pneumatico bello, senza camera d'aria, nulla da dire. Ma adesso parliamo delle cose che ci interessa di più per oggi. Ve la faccio vedere, non la monterò perché devo cambiare la ruota anteriore, però una piccola chicca ed è giusto che voi la vediate. È sempre tu. Eccolo ragazzi, è la pedana allargata garage in resina, non è il solito prodotto in legno. L'abbiamo insieme, la scartiamo. Andiamo a vederla amici. Si va, si apre. Allora, confezione in cartone. Dovrebbe uscire tutto il kit di montaggio. Mi limiterò solamente a appoggiarla sulla pedana per farvi vedere qual è il risultato. Però eccola, wow, è bella, decisamente bella. Appoggiamola. Eccola. Allora, notiamo i difetti subito di questo tipo di pedana. Questo tipo di pedana è stata pensata, non qui dice dal Pro 2 Essential e via dicendo. Allora, parliamo subito che, viste le dimensioni, ci viene da dire che l'ideale sarebbe piazzarlo su gli scooter più piccolini, quindi Essential, il Mi 3 che è uscito ora e l'S1. Sul nostro sta bene, però voglio dire, sta decisamente bene, ma mi aspettavo qualcosa di più grande. Qui abbiamo il kit di montaggio, è uscito tutto, lo faremo con calma, a tempo debito, e niente, deciderò come posizionarlo, qual è la migliore posizione per questo tipo di pedana. Forse l'ideale è posizionarlo così, forse poi deciderò, ma mi sa che la lascerò così perché è l'unica soluzione. Mi sembra un giusto compromesso tra avanti e dietro. Per poter comunque dare una posizione centrale. Niente ragazzi, per il momento è tutto, ci aggiorniamo non appena cambierò la gomma anteriore, inutile che vi faccia vedere come andrò a fare, e poi posizionerò la pedana in modo definitivo. Ciao!